Salve, benvenuto e benvenuto al Salotto di Chiara. A Roma, presso l'Università La Sapienza, si è esibita la Hong Kong Children's Symphony Orchestra, diretta da Jeff Loing, e ci hanno regalato armonia e emozioni varie con la loro eleganza negli abiti e nelle loro maniere. E il primo brano è stato quello di Rossini, la Cenerentola Ouverture, la commedia ripresa dalle fiabe di Perrault, e l'ouverture contiene degli scoppi di buon umore. La musica infatti è coinvolgente in quanto utilizza il crescendo per accendere l'entusiasmo. E seguire di Charles Wong, un compositore di musica contemporanea di Hong Kong, e Pico Cosmos, e ha un approccio musicale pari ad una esperienza collettiva. Poi sono stati presentati due concerti per violino di Mozart, il primo numero 3 e il secondo numero 5. E il numero 3 è un'opera dallo stile elegante che inserisce venature di malinconia. Il numero 5 invece è stato denominato Turkish in quanto nel rondò conclusivo presenta degli elementi musicali di provenienza turca. E Mozart se da bambino si è dedicato al violino divenendo un vero e proprio virtuoso. In seguito di Mendelssohn è stato suonato il concerto opera 64, uno tra i più famosi dei suoi, composto da tre movimenti collegati fra loro. Il concerto inizia proprio dal solista, il violino, poi Bach con il concerto per due violini e Binawski, il virtuoso violinista polacco del 1800, di cui è stato suonato Polonese, opera 4, ed infine Mendelssohn, la sinfonia numero 4, nota anche come l'italiana, in quanto Mendelssohn ha effettuato un tour in tutta Europa ed è rimasto affascinato dalle atmosfere che ha potuto vivere nelle città italiane, da cui ha tratto proprio l'ispirazione. E infatti si rintracciano in tale opera degli stili danzanti apprezzati da lui stesso a Roma e Napoli, ossia il saltarello e la tarantella. Una particolarità è in un certo punto il direttore ha lasciato l'orchestra e si sono esibiti da soli i ragazzi dell'orchestra sinfonica. Vi ringrazio. Thank you.
Thank you.